Radio Alex. Oh, bene, 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 Radio Alex Evolution, io sono Nico, questa è ovviamente Radio Alex, come dice il titolo del nostro programma, e insieme a me, come vi dicevo prima, c'è Andrea Saidu, questo ragazzo che, appassionato di musica, è venuto a portarci un po' la sua arte qui, no? Ciao, innanzitutto buonasera Andrea, va? Buonasera, buonasera. La sera siamo tutti un po' rimbambiti, eh? Benvenuti, ti do il benvenuto io a te. Vedi? Grazie, grazie. ma si vede che sei uno speaker radiofonico, no? Anche perché tu mi dicevi fuori onda che oltre a essere cantante, autore, sei anche speaker, no? Ma sì, dai, ci proviamo. Non parliamo della radio dove lavori perché potrebbero tagliarmi le gambe, però. Esatto, concorrenza, però va bene, aggiorniamo i nostri ascoltatori che sei anche uno speaker radiofonico. Allora, innanzitutto buonasera. Dicevamo di nuovo, e raccontaci un po' chi sei, no? Come mai sei qui, come mai sei venuto a trovarci questa sera? Ma cosa vuoi che ti dica? Mi sono incappato in una voglia di scrivere delle cose mie, e quindi così come spesso accade, alla voglia è seguita poi il fatto. Sei un cantante a tutti gli effetti. Purtroppo sono un cantante. Possiamo dirlo a tutti i nostri ascoltatori che sei un cantante, no? Perché adesso noi abbiamo fatto un paio di puntate, no? Di Radio Alex Revolution, e sono sempre venuti band o comunque gruppi, no? Invece ritrovarsi con una sola persona che ha la forza di volontà di riuscire. Me la canto e me la suono. Esatto. Me la canto e me la suono. Te la canti e te la suoni. Beh, allora, innanzitutto di solito qui si fa un po' la presentazione, no? Di quello che è la band, visto che sei da solo, raccontaci un po' chi sei tu, da dove vieni, come mai sei un cantante, cosa ti ha spinto, la tua storia, insomma. Beh, io sono di Alessandria, ho 31 anni, ormai sono un vecchietto. Oggigiorno, seconda giolescenza. Suono da tantissimi anni, insomma, adesso non vi sto a tediare con le esperienze dell'adolescenza, perché se no siamo qua due ore. Tra il fatto che ho suonato molto con una band tortonese una decina d'anni, una band che si chiamava i Mrs. Vidaville, e dopodiché ho deciso di intraprendere un percorso personale da solo, cantautoriale, tra queste parole difficili, insomma ho incominciato a scrivere un po' di cose mie senza nessun progetto preciso. Poi ho incontrato la Sonic Factory, che è l'etichetta che adesso mi produce, e appunto per Egidio e Mauro, che tra l'altro so avete già avuto come ospiti, e sta di fatto che ci siamo incontrati musicalmente, piacevolmente. E hanno deciso così di aiutarti in questo duro, durissimo mondo musicale, no? Perché durissimo. Purtroppo quello che emerge dalle varie puntate del mio programma è che, cavolo, veramente è difficile. Sacchi di sabbia alle caviglie. Direi proprio di sì, soprattutto anche per uno che canta da solo. Per una band è difficile emergere, ma comunque qualche, diciamo così, prospettiva o qualche possibilità c'è. Invece per uno che purtroppo fa musica da solo, o per fortuna, non c'è veramente via di uscita, a meno che un certo senso, no? Ma insomma, ti dico, le difficoltà di stare in una band sono magari altre, come effettivamente qualche facilitazione. Io sono contento di aver trovato, sono orgoglioso più che altro di aver trovato una mia dimensione personale, e soprattutto accompagnata da queste persone che mi aiutano da un punto di vista dell'arrangiamento, della musica, ecco. Il prodotto mi piace, sono contento di averlo fatto tutto da solo, e mi alzo la mattina e guardo allo specchio e mi dico bravo. Oh, bravo, bravissimo Alex. Finalmente sono da solo con una persona in studio, è una cosa piacevole. Di solito ci sono miliardi di persone, è un casino, invece con te, caro Andrea Saidu, che sei qui a farci compagnia, sei un bel cantautore, finalmente possiamo vedere quello che l'aspetta, no? Del singolo e non della band. Un bel pezzo di cantautore, quindi sono molto contento di andare un po' a analizzare quella che è la vita, no? Di un cantautore, perché non ne abbiamo ancora avuto qui, e quindi sei un elemento nuovo per me, devo imparare un po' a studiarti, no? Sei una bestia rara, e quindi devo un attimino capire come funziona per un cantautore, no? Vorrei capire un po' come ti è nata tutta questa passione per la musica, no? Perché, caspita, per amare così tanto la musica, fare così tante cose, vuol dire veramente amarla in toto, no? Ma
davvero qua si perde un po' la nota dei tempi, nel senso che fin da piccolino ho sempre avuto la passione per gli strumenti, per la musica ovviamente, e poi man mano che uno cresce, come tutti, prende un pochino coscienza delle cose che ti stanno attorno e ti accorgi che effettivamente quella roba lì che ti piaceva ti piace sempre di più e dici, ma perché, visto che mi piace così tanto, non ci provo a in qualche maniera campare? Ed eccomi qua, ecco, ci sono tante cose. Io non ho fatto il conservatorio, non ho studiato strumento differentemente, però non sono un musicista puro, invece magari poi... E tu cos'è che fai nella vita oltre? Perché sai, comunque la vita è fatta non solo dei sogni, comunque della voglia di... Ufficialmente sono un tecnico del suono. Ok, sei un tecnico del suono che lavori ovviamente per i fatti tuoi in varie, varie situazioni. Esatto, beh, comunque rimanere e lavorare nel mondo della musica, in piccolo il tuo sogno si è già avverato, perché comunque non lavori lontano dal mondo musicale. Assolutamente no, ho fatto altri mestieri, ho fatto l'educatore, penso, per un sacco di anni, dopodiché ho deciso che la passione però doveva prendere sopravvento, allora... E quindi hai seguito la tua strada bello diretto, beh, è una cosa più che positiva, direi, no? Beh, molto, per me è molto, sì. E a proposito del tempo, il tuo primo singolo si chiama Ci vuole solo tempo. Ci vuole solo tempo, esatto, perché alla fine dei conti, se uno veramente capisce dove vuole arrivare, ci vuole solo tempo e le cose arrivano. Vabbè. Questo è un po' il messaggio in due parole. Che vuole esprimere la tua canzone? Infatti tra poco l'ascolteremo, ma prima di ascoltare la tua canzone vorrei un po' capire come scrivi tu, perché comunque sei da solo, non sei insieme a nessuno e fai tutto tu. Sono da solo, esatto. Vorrei un po' capire come nasce una canzone. In realtà non sono da solo, sono in buona compagnia dei meravigliosi software di editing audio che ormai esistono. Vabbè, direi. E quindi anche uno strumento precario come me, diciamolo, alla fine con tanta pazienza si mette lì e mette insieme le sue cose, taglia, cuce, aggiusta, raddrizza, intona e dopodiché dà un'idea a chitarra e voce, come spesso accade a chi scrive, nascono i primi abbozzi di arrangiamento e poi ci pensa la Swag Factory, ci pensa Egidio Mauro, ci pensano Egidio Mauro a fare le cose poco a sistemare allora, le cose. Sono i musicisti veri, sì. E quindi così nasce un po' così per caso una tua canzone, no? Ma sì, nasce da un'idea, una cosa che mi è successa, più che altro idee, davvero, una pensata da una cosa banale che ti può capitare tutti i giorni, dici, ah, questo concetto effettivamente è un po' che mi macina nella testa ed è bello, e allora da lì può... E per ora quante canzoni hai scritto, oltre a le tre che ascolteremo oggi? Siamo ad una dozzina di brani, quindi ormai quasi album, direi, no? Speriamo la Sonic Factory, che ormai Andrea ha bisogno di produrre un album, no? Sonic Factory, produciamolo. Va bene, allora io direi di andare a sentire questa canzone, che comunque, da come ci hai raccontato, ha una tematica abbastanza semplice ma poi fondamentale nella vita di oggi, no? Ma assolutamente, direi, sì. Ci vuole solo tempo, quindi andiamoci a sentire Andrea Saibu con Ci vuole solo tempo e poi torniamo qui sempre a parlare con lui di quelle che sono poi i suoi progetti e le sue idee nel mondo della musica. Va bene? Molto bene, molto va bene, allora Ci vuole solo tempo, poi torniamo qui. È tardi, dai che è tardi. Vorrei mangiare una torta così grande da sprofondarci dentro. E vorrei correre 40 km mettendoci un buon tempo. Vorrei giocare a carte fino a notte fonda e non pensarci più. Radio Alex. Siamo ancora qui con Andrea Saidu, questo è Radio Alex Revolution, io sono Nico, vabbè, tutta la solita solfa che ormai da un paio di mercoledì continua a ripetere alle 9, quando uno accende Radio Alex c'è sempre la mia voce che dice Radio Alex Revolution, Nico, di qua, di là, bla 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 bla, diciamolo, bla. Dai. Diciamo, no, perché si deve far conoscere, no, questo programma, anche perché credo sia molto interessante, perché dà spazio a tutti quanti quelli che hanno voglia di farsi sentire, per cui a livello musicale ovviamente, non è che uno può venire qui e urlare quello che ha voglia di urlare, no, scherzo.
scherzi. Va bene, allora siamo qui ancora con Andrea Saidu, che appunto abbiamo appena sentito il suo primo singolo. È uscito tra l'altro anche il video su YouTube, mi dicevi, no? Cliccatelo perché è importante, perché ormai gli artisti vivono di quello: YouTube, Facebook, MySpace, quindi bisogna andare a sentire. Ricordiamo il titolo, ci vuole solo tempo. Andrea Saidu su YouTube, facilissimo da trovare, immediato, proprio. Andrea Sai. Ci sono già io. Andrea Sai e ci sei già tu, perfetto. Poi il duo lo mettiamo quando ci pare. Lo mette lui. Va bene, a proposito di quello che sei un po' tu, no? Perché adesso stiamo analizzando un po' il tuo personaggio. Mi farebbe piacere sapere quelle che sono i tuoi gusti musicali, anche perché tra poco, anzi, la canzone successiva sarà una canzone scelta da te. E quindi vorrei sapere un po' chi ti ha ispirato, no? A diventare cantante e cosa ascolti? Cosa c'è nel tuo iPod? Ma allora, c'è tanta musica nera, anche vecchia, Ray Charles, Stevie Wonder, li ho sempre stramati, strasuonati, stracantati. E poi cantautori italiani, anche la vecchia scuola, per cui voglio dire De André, Fossati, Dalla, mi piace molto. Ma soprattutto la scuola, quella che viene detta la scuola romana, per cui Silvestri, Fabi, Gazzè, sono stato molto affascinato, il Tiro Mancino, da questo cantautorato un po' più da musicisti, se vogliamo. Ecco. Un po' più da palatifini, insomma. Ma sì, non so se da palatifini, però. Eh beh, dai, comunque. Con attenzione alla musica. Esatto, che non guasta mai, voglio dire, no? A me piace. Esatto. E quindi, diciamo, se dovessi scegliere, non so, per dire il tuo autore preferito, so che è una domanda un po' stupida, però nel senso, se tra tutti quelli che hai nel tuo iPod dovessi scegliere, chi sceglieresti? Così, adesso, senza pensare. Vado contro al pezzo che metteremo tra poco, nel senso che il mio preferito in assoluto è Daniele Silvestri. Ah, il tuo preferito è Daniele Silvestri? Sì, assolutamente. Beh, l'ultimo album, tra l'altro, è veramente qualcosa di eccezionale, secondo me, no? Voglio dire, un po' di collaborazioni interessanti. Sì, lui è sempre bravo. Non, forse non la paranza è stata. No, scherzo. Sì, però sai che anche la paranza era stata interessante come... A riascoltarla, forse, dopo qualche anno, se uno ascolta attentamente il testo, trova delle cose interessanti. Ecco. Quindi mi dicevi, Daniele Silvestri, diciamo, su tutti, potrebbe essere quello che ti ha ispirato di più. Per me anche. Sì, ma sì, diciamo di sì, dai, poi io spero, siccome non sono mai stato un ascoltatore ossessivo, nel senso non so dirti a memoria tutti i titoli, tutte le canzoni, ma di nessuno, ecco, per cui spero in questo senso di aver ascoltato, ma di non aver preso troppo lo stampo di nessuno, perché poi, ecco, beh, tu vuoi avere Daniele Silvestri stampo. Ce n'è uno già e basta così, no? Beh, ma anche di Andrea Saidu ce n'è uno già e basta così, per cui voglio dire, speriamo. va bene così. Va bene, allora direi di mettere su invece l'altra canzone che hai scelto tu, che è significativa. Perché è significativa per te questa canzone? Ma perché trovo sia un testo veramente da 10 lode. Il pezzo è di Niccolò Fabbri, è Costruire, e ascoltatelo. Secondo me è veramente il miglior testo degli ultimi anni. Vabbè, visto che tu sei uno speaker radiofonico tanto quanto me, allora lancialo tu, così i nostri ascoltatori saranno invogliati ad ascoltare. Come vuoi, un po' olandese volante o vado tranquillo? Fai come vuoi. Tanto dopo ci sarà modo e tempo per rilanciare anche il tuo pezzo, quindi scegli una delle due modalità. Vai, dai. Allora, questa è Radio Alex Revolution e adesso arriva Niccolò Fabbri con Costruire.